Questa è la dimostrazione della formula di Biot-Savart che ci dà il campo B generato da un filo rettilineo percorso da corrente elettrica I. Si parte dall'esperimento di Ampère, per esempio con le correnti parallele nello stesso verso, ma sarebbe la stessa cosa se prendessimo le correnti nei versi opposti. E scriviamo la formula di Ampère. Concentriamoci ora sul filo 2 e prendiamo un suo tratto lungo L2. Questo tratto L2 è anche il tratto L che compare nella formula di Ampère. Noi sappiamo che questo tratto di filo subisce la forza magnetica perché risente del campo induzione magnetica generato dal filo 1, secondo l'esperimento di Faraday, che ci dice che questa forza magnetica F2, in questo caso particolare semplice in cui il filo percorso da corrente è perpendicolare alle linee del campo B1, allora per calcolare questa forza magnetica con la formula di Faraday basta moltiplicare la corrente del filo che subisce la forza, quindi I2, eccola, per L2, la lunghezza del tratto di filo L2 considerato, per il campo B che invece è esterno al filo, al tratto di filo considerato, quindi è il campo B generato dall'altro filo. Queste due formule sono due modi equivalenti, anche se diversi, di scrivere la stessa forza magnetica, cioè questa. Quindi dal loro confronto si può ricavare B1, cioè il campo induzione magnetica generato dal filo 1. Vediamo infatti che la corrente I2 è presente in entrambe le formule e anche il tratto di filo considerato L2, che qui era stato chiamato L. Perciò tutto quello che rimane è B1, quindi mi0 su 2π greco I1 fratto R. Tutta questa quantità che rimane e che qui è indicata tra parentesi è B1. Quindi ecco la legge di Biot-Savart. B1, che poi è il campo induzione magnetica B filo, generato dal filo 1, è mi0 su 2π greco I1 fratto R. In generale, B filo uguale mi0 su 2π greco I fratto R.